Beh, questa è una partita ad alto rischio per molteplici motivi. Uno, perché dopo la sosta le partite rappresentano sempre una grossa incognita, perché si tende, diciamo, a mollare un pochettino la tensione, soprattutto nervosa, e quindi la ripresa rappresenta sempre un punto interrogativo. Noi diciamo che abbiamo superato bene l'esame, a prescindere dalla vittoria, che solo per 1-0, però credo che l'immagine possa testimoniarlo. Fra l'altro, avremmo avuto abbiamo avuto l'opportunità di poter chiudere la partita in netto anticipo presentandoci davanti al portiere più volte. Comunque, quello che conta alla fine è una vittoria importante contro una squadra che hanno visto tutti pimpante, dinamica e ci ha messo in difficoltà. E per noi era importante la vittoria, l'abbiamo ottenuta, adesso cerchiamo di entrare meglio in questo girone di ritorno. Sì, noi in sostanza siamo partiti prima con un atteggiamento tattico, con una disposizione tattica di un certo tipo, poi nel corso della partita abbiamo cambiato sia negli interpreti che anche nella disposizione tattica. Ma d'altronde questa squadra è abituata a questo, all'elasticità, alla duttilità per poter interpretare sotto diverse chiavi di lettura la partita stessa. In entrambi i casi la squadra ha fatto bene, riuscendo a interpretare benissimo sia la fase di possesso che di non possesso. Purtroppo la partita di oggi rispecchia un po' l'andamento di questo inizio di campionato, diciamo, nostro. Purtroppo belle partite, però non riusciamo a prendere tanti punti. Oggi siamo stati in partita qui contro comunque la seconda in classifica. Penso che ai punti magari il pareggio era un po' più giusto, visto le occasioni avute, la traversa alla fine, quindi, però ci sta, insomma, perdere qui contro una signora squadra. Va bene, mi dispiace anche non essere venuto qui al completo, visto che avevo qualche assenza, eravamo solo in 14. Forse anche questo è un nostro punto debole. Però niente, pensiamo già alla prossima partita in casa col San Mauro, che in questo momento per noi è uno scontro diretto, anche se eravamo partiti con altre ambizioni. Però sicuramente penso e spero che ci tireremo fuori da questa posizione di classifica. Sì, no, no, infatti la fortuna è questa, che la classifica è corta in 3-4 punti, come tutti ci siamo tante squadre. Purtroppo pure nel giro d'andata abbiamo perso punti importanti, a Campora vincevamo 3-1 al 90esimo, con lo Scandale vincevamo 2-0. E le partite stanno andando un po' così. Spero che da qui in avanti giri un po' meglio e che arrivi qualche risultato positivo. Anche magari migliorare un po' la posizione di classifica, fa stare i ragazzi un po' più tranquilli, si alleneranno magari in maniera un po' più tranquilla e con più voglia soprattutto. Perché magari arrivare al campo, vedere sempre quella posizione di classifica con queste prestazioni un po' demoralizza. Però insomma, andiamo avanti.